Buonasera, benvenuti. Sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Un'altra puntata di Restart, la seconda. Grande successo per la prima puntata. Grandi ascolti sia sul canale Sky 810 e in streaming www.welltv.eu, ma soprattutto poi sui social. Ma passo subito la parola, non sono solo. Abbiamo visto però, attenzione, le parole che scorrono sulla sigla. La parola che mi piace questa sera è ripartenza. Do la parola alla star della puntata. Buonasera Ilda. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri telespettatori da casa. Grazie per la star. Ma i social parlano chiaro, Instagram, LinkedIn, sei molto... Tutti molto gentili, ringraziamo tutti quanti, grazie ancora. E seconda puntata, Maurizio. Seconda puntata, chi abbiamo ospite oggi, Ilda? Il gruppo Industries Buffoli. Bene. E ovviamente facciamo un passo indietro, sì. Il tema della puntata sono le macchine a controllo numerico, l'azienda è del Bresciano, quindi nei nostri paraggi, e diamo il benvenuto al dottor Francesco Buffoli e all'ingegner Edoardo Buffoli. Buonasera. Buonasera. Grazie di essere qua con noi a parlare di ripartenza e di passione, perché avete negli occhi questa parola qui, la passione, si vede che trasmettete questa cosa qui. Positività. E in questo periodo che è complicato, lo sappiamo per tutti, e mi piace avere delle aziende che hanno questa scintilla degli occhi. Guardate la camera e date anche questo segnale con gli occhi positivo. Alle persone di positività. Giusto? Passione e creatività sono proprio due parole che noi usiamo molto nella comunicazione. Anche se siamo un'azienda meccanica, proprio quello è il taglio che vogliamo dare. Innovazione, passione e creatività. Ha già fatto la tre aggettivi perfetti. Ha già fatto tutto la puntata. Ha descritto l'azienda. Possiamo andare a casa perché ha già fatto la puntata. Ha descritto l'azienda. Bene, bene. Molto bene. Io direi di partire subito con la domanda che abbiamo subito per... Esatto. La vuoi fare tu, Maurizio? No, falla tu. Ok. Allora, la situazione nel mercato qual è attualmente? La facciamo ad Edoardo. Però prima del mercato loro volevano questo qui, perché dopo la regia mi picchia. Gruppo okay, aziendale gruppo Buffoli aziendale. Industries. Va bene, facciamo un passo indietro ancora. Sì. Parliamo del gruppo aziendale. Sì. Allora, Buffoli Transfer, che è l'azienda diciamo da cui è nato il gruppo, parla di telecamera. Sì, sì, sì. Sì. L'azienda è nata sostanzialmente nel 58 come Buffoli Transfer Spa, è ancora l'azienda principale del gruppo. Dove siete? Dove siamo siete? In via Stretta 40 e poco sopra in via Ferrini. A Brescia? 24-26, Brescia, sì. Brescia. Zona San Bartolomeo. Bene. Il quartiere dove stiamo. Il gruppo Buffoli Industries si è sviluppato a partire da Buffoli Transfer, e si è sviluppato con una sezione automazioni, una sezione che chiamiamo Buffoli Meccanismi, che fa le revisioni dei macchinari, ma fa anche dei componenti dei macchinari. La Buffoli Transfer, non l'ho detto all'inizio, è proprio fa le macchine transfer, che sono le macchine dove Brescia è la capitale del mondo. Cioè Brescia esporta nel mondo e realizza le migliori macchine transfer, cioè macchine dove ci sono tanti mandrini che lavorano contemporaneamente. Parliamoci chiaro, Ilda, la meccanica sta trascinando l'economia bresciana, sta muovendo all'insù anche come percentuali di export e di vendita. È il cuore di Brescia. Sicuramente, sì, è uno dei cuori principali. Uno dei cuori principali di Brescia. Poi dopo la meccanica e le macchine sono quello che danno anche il supporto alla produzione meccanica di Brescia, per cui il settore macchine è quello che in realtà è come dire la base di quello che poi adesso la dico, il motorino di avviamento di tutto il meccanismo economico. Sì, infatti tante volte si dice quando parte la macchina utensile vuol dire che dopo parte bene il mercato. È il fatturato. È il fatturato. Scusate, ho detto una parolaccia, È indispensabile, altro che parolaccia. Comunque il gruppo Buffoli Industries, sta tornando su quello, ha avuto dei recenti sviluppi anche ad esempio acquisendo delle quote di una società che produce a Brescia e con noi macchine di stampa 3D, abbiamo filiali negli Stati Uniti, in Cina, abbiamo la partecipazione di un'azienda cinese, diciamo in questo modo abbiamo strutturato un qualche cosa che effettivamente è cresciuto molto di fatturato, oggi produciamo circa... In tutto il mondo, quindi. Vi ho chiesto prima le due anime che sono qua presenti dell'azienda, l'ingegnere segue la parte
tecnico commerciale. Tecnico commerciale, e lui si vede che parla di soldi, si vede che lui si vede già subito che parla di soldi. Ma è importante questo aspetto qui perché mi affascina. Abbiamo una partecipazione in un'azienda cinese, non il contrario. Sì. Non il contrario. È una bella storia anche questa cosa. È fondamentale cosa. Per essere sul mercato cinese, perché col cinese ci vuole, deve parlarci il cinese. Certo. Noi europei non riusciamo a entrare nella loro mentalità. È vero. Però i cinesi hanno bisogno della nostra tecnologia, perché è una tecnologia sviluppata negli anni, difficile ancora da eseguire per loro, quindi questo secondo me è un grosso connubio, va bene, le due aziende, perché riescono a seguire bene quel mercato. Un equilibrio, insomma, sì. Un equilibrio tra il dragone cinese e noi per riuscire a convivere in questo mercato che è complesso. No, l'ultimo anche durante la pandemia è stato molto utile, perché la pandemia ha bloccato tutti i voli, quindi non si poteva mandare i tecnici in giro per il mondo, e quindi poter spedire le macchine dall'Italia in modo tale che l'azienda cinese le installasse in modo autonomo è stato un grande successo, altrimenti bisognava lasciare anche negli Stati Uniti ferme. Siamo riusciti ad avere questo lo stesso risultato. Questo quindi le filiali ci hanno permesso di installare le macchine, esatto. Semplicemente con una grossa connessione di dati, certo. Sì, no, ma proprio con un grande lavoro di videoconferenze, di Industry 4.0 fra noi e loro. Video call. E siete riusciti a fare questo passaggio comunque di formazione? Senza sì, perché non avevano, non avendo visto le macchine, che per un tecnico passo. È difficile, se non hai visto la macchina e riuscire a montarla, il tecnico cinese guidato dall'italiano, parlando in inglese o con WeChat e il resto, e tramite i mezzi ovviamente a disposizione dell'informatica, ha permesso praticamente di mettere in funzione la macchina a persone che non avevano mai visto, dai lati opposti del mondo, cioè l'Europa in mezzo, andando verso est sulla Cina e verso nord. Verso certo. Quindi avete reagito alla pandemia in questa maniera qui? Eh sì, perché il problema è che non puoi mandare i tecnici in giro, c'erano le macchine bloccate, non potevi installarle, e questo secondo me è stato un po' il successo di avere le filiali localizzate. Certo. Questo è un passaggio in più comunque. Anche per gli imprenditori che ci stanno ascoltando, per questo modello potrebbe essere di ispirazione per qualcuno, perché lasciando perdere che diamo un calcio a questa pandemia, spero presto, certo. Ma questa cosa qui fa vedere la reattività degli imprenditori, l'adattarsi alla situazione, sì. Seppur con un vento molto avverso, guardiamoci chiaro, perché è un vento certo. Molto avverso. Sì. Sulla pandemia non la tocchi, non la puoi gestire, non la puoi... mettere in un angolo, ma così avete messo in un angolo anche la pandemia, complimenti. E non è poco, Le macchine sono un po' diverse quelle che vengono normalmente installate in Cina o comunque in Asia, in Europa, in Italia, negli Stati Uniti. Sono delle filosofie produttive proprio da parte dei vari stati diversi. Ad esempio l'Italia chiede molto macchine molto molto flessibili, perché il personale è preparato anche a gestire una frequente di attrezzaggio delle macchine. In Cina la macchina di solito è una macchina ancora di concezione ad alta produttività. Dottore, la fermo un attimo. Ingegnere. Ma queste diavolo di macchine, okay. Io non lo so, sono ignorante. Cosa fanno? Cos'è che fanno? Cosa fanno, ingegnere? La macchina transfer è una macchina nata per produrre in alti volumi. Cioè è impensabile oggi produrre 15 o 20 milioni di pezzi con le macchine tradizionali. Ma che pezzi sono? Che pezzi? Faccio un sono esempio. Pezzi di piccole e medie dimensioni che si trovano o nel campo della raccorderia, valvolame, che era stiamo vedendo un la po' vostra la azienda. Parte. Esatto. Eccola qua. Sì, lì è l'ufficio tecnico dove queste macchine, dicevo, vengono progettate in ufficio tecnico e producono soprattutto pezzi per raccorderia, valvolame, che era un po' dove era nata la macchina transfer. Poi si è evoluta, grazie al fatto dello sviluppo della tecnologia e dell'elettronica, anche produrre pezzi per l'automotive, pezzi anche per gli elettrodomestici, per la pneumatica. Per macchine stessi, ad esempio adesso una delle ultime, abbiamo consegnato varie macchine in est asiatico proprio per fare componenti per le auto, sì. Per le macchine, quindi, per i macchinari, cioè anche per diceva le macchine. L'ingegnere nel backstage prima, sì. Che c'è un cliente che ha prodotto tanti bulloni. Allora, ci sono queste macchine, ha un cliente che nella sua vita, nei suoi 20 anni, ha prodotto tanti dadi che se uno li mette in fila può andare da qua fino alla luna. Per dadi per raccorderia, quindi ad andare da qua fino alla luna ci sono un po' di chilometri, sì, ecco. non lo so, non mi fate il test, non so se tutti questi dadi sono sulla luna o sono sulla terra, perché la quantità è quella. Ci sono molte macchine, ad esempio, che hanno produttività come queste lì per dadi, che sono anche sotto il secondo, cioè un pezzo viene fatto in meno di un secondo. Un pezzo in meno di un secondo? Sì, sì, abbiamo addirittura una macchina per fare dadi che fa 12.000 pezzi. Sì, 12.000 pezzi ora. 0,4 secondi a pezzo.
Mamma mia, impressionante. Che numeri pazzeschi. Numeri pazzeschi, però abbiamo un'altra, subito un'altra domanda. Quella che ho fatto prima, sì, per sbaglio, diciamo, la situazione... No, non si sbaglia mai, tu non sbagli. La situazione attuale sul mercato. Ah, il mercato italiano è un mercato che secondo me in questo momento sta andando bene, perché c'è stato un... Sta andando bene, il mercato italiano sta andando bene. Un po' per l'industria 4.0, perché c'è questo finanziamento, un po' perché le aziende italiane hanno intenzione di investire per aumentare la produzione, in parte anche dovuto al fatto che la pandemia ha riportato localmente la produzione del prodotto, cioè prima si faceva molto in Far East e veniva portato in Europa e negli Stati Uniti d'America. Adesso l'America produce per il mercato americano, l'Europa cerca di produrre per il suo mercato e la Cina ovviamente è l'unica indipendente che ha un grande mercato che produce per se stessa. E quindi i mercati che adesso si vedono andare sono il mercato italiano, il nord Europa, l'Europa e un po' gli Stati Uniti. La Germania invece, che è stata un po' la locomotiva trainante precedentemente, adesso è un po' in fase di stallo. Quindi abbiamo fatto un excursus dell'economia globale. Esatto. Con le macchine, abbiamo fatto un viaggio, sì, dal punto di vista economico con le macchine. Sì. Hanno detto due cose importanti: la Cina produce per il suo mercato, esatto, non più per l'export, per il suo mercato. Ha parlato degli Stati Uniti che sono in ripresa, perché sì, se comprano le macchine da voi sono segnali importanti per noi Italia che gli Stati Uniti ripartano. Ah, sì, sì, certo. Ci ha parlato della Germania che si è un attimino in stallo perché l'automotive in Germania ha riconvertito tutto dalle linee produttive, o no? Sì, è vero, l'automotive si è un po' bloccata, non ci sono nuovi progetti per quanto riguarda il motore endotermico, tutti i progetti sono ormai sull'elettrico, anche se di vendita in giro non ce ne sono ancora gli altri. Però di elettrico se ne parla tantissimo. Esatto. Quindi, ormai se ne parla tantissimo. Nel 2021. Ma però ad esempio oggi abbiamo parlato di pezzi dell'airbag, che non è che cambia fra macchina elettrica e macchina tradizionale, e i pezzi dell'airbag, si parlava oggi, 33 milioni di pezzi. Accidenti, e qui cosa stiamo vedendo? Questo è un video che fa vedere un po' delle nostre specialità, in quale sempre stiamo facendo vedere che fra le ultime i prodotti realizzati c'è la macchina che lavora anche pezzi molto piccoli, qui entriamo in concorrenza con i costruttori svizzeri, qua si parla anche di pezzi di pochi millimetri. Sì, sono macchine da filo, che è la particolarità, che sono tutte a controllo numerico, mentre tradizionalmente questa tipologia di macchine era tutta a camo meccanica, quindi queste sono macchine a controllo numerico che permettono di produrre pezzi di piccole dimensioni partendo dal filo. Lavorano da un filo metallico, quella bobina che si vedeva era un filo metallico. Conosco una bellissima azienda della Bassa Bresciana che produce il filo. Ah, ecco. Questa invece fa vedere una macchina in cui invece all'opposto, qua andiamo su pezzi anche di taglia abbastanza importante, tipo diametro barra 60, 70, 80 mm, ma anche lunghezza fino a 2 metri. Per cui è proprio la gamma che si è estesa moltissimo in quello che facciamo, da pezzi di 2 mm fino a pezzi di 2 metri. Però le parole vengono sempre supportate dai fatti, che la regia si mi dà una mano a quella immagine di colore rosso che ci dà i dati della ripresa economica che mi dicevi, dottore, prima. Sì, Cimo ha dato oggi dei dati su una buona ripresa, soprattutto degli ordini italiani. Però forse l'idea era di andare avanti su questo video, perché ha fatto vedere che siamo specializzati sulla lavorazione a secco, sì, che è molto importante oggi per il tema ecologico. Ah, quindi sì, l'ESG è molto importante. No, ci sono delle aziende che ricevono degli incentivi per produrre senza liquidi contaminanti, che per esempio anche in Europa è un tema molto sensibile. In Cina no, non gli interessa, perché si può inquinare ancora ed è uno dei più grandi inquinatori del mondo. Abbiamo parlato nell'altra puntata, il tema dell'investimento in aziende, environment, governance e dal punto di vista della sostenibilità, certo, quindi il ciclo di vita dell'azienda e tutto quello che è intorno all'azienda è molto importante, e i fondi di investimento, per parlare di BlackRock ad esempio, un grosso fondo di investimento americano, investe solo in aziende che hanno questi principi che ci state dicendo voi. Qui sul video volevo far notare che qui si vedono alcuni pezzi fatti per l'automotive e i tempi cicli, per cui i tempi ciclo di, diciamo, da 2 secondi a 10 secondi per fare dei componenti anche molto importanti per l'automotive, come ad esempio questo,
che è un pezzo che si lavora a pezzo rotante, beh, questo qua è quello più piccolino, dopo ne vediamo uno grande. Quindi nelle nostre macchine abbiamo questi pezzi, questi pezzi qua. Nelle nostre macchine abbiamo e questi pezzi qua sono praticamente i variatori di fase o i sensori di pressione all'interno del motore. Ah. Però l'automobile è fatta di tantissimi pezzi piccoli, la parte del motore endotermico è tanto, ma ci sono anche tutti i pezzi per l'aria condizionata, il raccordo del freno. È un puzzle. È un puzzle, sì, sì, sì. Se consideriamo quanti pezzi sono dentro nella tua vettura. La precisione è uno degli aspetti fondamentali delle nostre macchine. Qua si vede un mozzo ruota realizzato per aziende, diciamo, francesi e anche giapponesi, e si vede che abbiamo tolleranze di pochi micron. Quindi però vedi, ci stanno dicendo che vendono addirittura gli svizzeri, ma anche i giapponesi, che fanno della precisione il loro stile di vita. Diciamo un pezzo di basso di Nissan, ad esempio, sui SUV della Nissan. Ah. Però è un orgoglio quello che io, quando giro il mondo e vado nelle varie aziende, che sia in Giappone, Stati Uniti, Cina, si trovano tanti prodotti e macchinari costruiti in Italia e molti vengono da Brescia. Bella questa cosa qua. È bello il fatto che io tutte le volte che vado in Germania dico, io oggi ho visto in Germania più macchine transfer prodotte in Italia che automobili. Perché per strada purtroppo si vede grossamente poche automobili, certo. E le aziende che visito sono piene di macchine trasporto. Possiamo fare questa battuta qua, che se alziamo il cofano di una macchina, dentro c'è una parte della produzione di Brescia. Sì, in quasi tutte le macchine. Sono pezzi prodotti ormai con la tecnologia nata qua a Brescia. Prodotti a Brescia i pezzi o prodotti a Brescia le macchine che fanno quei pezzi. Quindi voi producete le macchine e poi ci sono quelli che fanno quelli i pezzi. Producono i pezzi, sì. Quindi è una bellissima, un bellissimo fil rouge, un bellissimo racconto del territorio, le parole ripartenza e passione stanno trovando la loro connotazione nei fatti, nelle macchine, nei pezzi e nel fatturato. Torno sempre lì, perché è importante punto parlare principale di... Però, tornando all'industria 4.0, un piccolo focus, ad esempio, per le aziende che ci stanno ascoltando, la legge Sabatini, per quanto è collegata alla legge, sì, alla 4.0, sono già stati consumati migliaia e migliaia e migliaia di euro. Affrettatevi a fare un'analisi di quelle imprese, perché è un valido supporto, è una vecchia legge rivisitata che dà buon abbattimento del tasso e dà un buon volano dal punto di vista finanziario per quanto riguarda le imprese. Quindi la legge Sabatini, la nuova Sabatini, sì, per sì, le imprese collegate a queste parole, dà concretezza anche, sì, ai flussi finanziari di un'impresa. È una parte dello slancio anche dell'attività italiana dell'acquisto di macchine utensili in Italia. Okay, esatto, anche che perché in Germania non c'è, in Italia non voglio assolutamente fare polemiche, però l'industria 4.0, cambio di governo, l'avevano un po' pasticciata, diciamo così, l'avevano un po' fermata, poi si sono accorti che se togli questa cosa che funzionava bene per le aziende, e quindi sono tornati sui loro passi. Anche perché l'Italia è il punto di produzione in Europa, è la Cina dell'Europa, noi produciamo per tutta l'Europa. Noi siamo i cinesi dell'Europa. Esatto. Bella questa comunque cosa. Aver fatto la legge su Industria 4.0 non solo ha trainato gli investimenti italiani, ma ha anche fatto parlare nel mondo dell'Italia come un leader nell'industria 4.0, che non sarebbe stato, perché in realtà è solo fatto di dire che in tutto il mondo sanno che l'economia italiana era ripartita sull'onda di una legge su industria 4.0, ha messo industria 4.0, come dire, abbinata al mondo Italia. L'ex ministro Calenda aveva visto giusto, aveva visto bene su questo, aveva visto bene questo, perché parlava anche la lingua delle imprese, perché bisogna andarci in fabbrica, bisogna sporcarsi le scarpe con l'olio che c'è nei centri di produzione e capire cosa, come questi due imprenditori qua sono qui a raccontarci. Nel video si è visto poco fa due belle fotografie di una macchina partita recentemente. Sì. Si vede la dimensione di questa qua, è solamente metà della macchina. Sono 100 tonnellate. E come se, che camion, mamma mia, che trasporto qui. C'è una trasporto gru, eccezionale. Sì, c'è anche l'altra fotografia che si vede la gru da sopra, sì. Mamma mia. Dove è andata questa? Questa va in Corea. Sono un impianto da 100 tonnellate, quindi c'è un po' di tecnologia che siamo abbiamo messa su una nave ed è partita per la Corea. Queste sono 12 torni messi insieme sono in una 12 macchina, torni più in altre una operazioni, ma c'è una... È una macchina che praticamente rimpiazza quasi una parte completa di uno stabilimento. Per l'avete fatta voi? Sì, l'abbiamo... È una macchina che questa mi sono... completamente fattore di orgoglio.
Questa è una macchina che devo dire anche quando Edoardo l'ha venduta, io ho detto, ma siamo sicuri veramente di farla? Ma è un ingegnere! No, ma era veramente una cosa completamente nuova. Allora io quella macchina me la sono vista in aereo, mentre in aereo che dormivo mi sono immaginato la macchina nell'aria e dopo... E la vediamo lì adesso. E portarla, diciamo, dall'astrazione dell'aria, portarla direttamente sul terreno e realizzarla è stata una bella impresa. E venderla ai coreani. Sì, venderla ai coreani. Sì. Cioè questa roba qui mi emoziona. Abbiamo venduto una macchina così ai coreani. Che qua si tratta di una delle aziende più importanti nell'ambito automotive. Immagino. Ci facciamo un supporto ruota in meno di 5 secondi. Considerando che ci fanno 100 milioni di autoveicoli, ci sono 4 ruote, ci sono 400 milioni di supporti ruota ogni anno da fare. Sono perso. E quelli ci sono record, sia elettrici che... Tempi record. Mi sono perso. Mi sembrava di aver fatto un tempo record quando abbiamo fatto quel mozzo ruota che dicevo prima in 12 secondi. Questa macchina addirittura l'ha portata a 5 secondi. Record del record, quindi avviso un attimo la regia che abbiamo il filmato, perché abbiamo delle piccole incursioni nella nostra trasmissione. Abbiamo la dottoressa psicologa del lavoro, Agnese Scappini, che ci manda dei piccoli video perché molti imprenditori sono soli al comando. La psicologia è molto importante per i collaboratori, ma anche per l'imprenditore stesso. Quindi ci aiuta con questi piccoli video. Sempre più importanza la sta assumendo la psicologia ambientale connessa alla psicologia del lavoro. Gli studi della International Workplace Study Program della Cornell University raccontano come la qualità dell'ambiente del luogo di lavoro sia strettamente connessa alla produttività del lavoratore e soprattutto quindi tanto più l'ambiente è un buon ambiente, tanto più la produttività sarà migliore e la qualità dei rapporti che il lavoratore intesse in quell'ambiente saranno certamente migliori. Quindi studi areati, molto luminosi, con un sottofondo ad esempio di suoni naturali come il cinguettio degli uccelli, il rumore delle piante, eccetera, sono alla base di una produttività migliore. 60 secondi di psicologia del lavoro termina qui e vi aspetta la prossima puntata. Ringraziamo la dottoressa Scappini che ci dà sempre queste piccole pillole, la trovate su Instagram e su LinkedIn, 200.000 follower alla dottoressa per quanto riguarda le sue pillole di psicologia. La ringraziamo sempre, ma do subito la parola a Hilda perché il tempo sta volando. Abbiamo un'altra domanda lampo. Sì? La facciamo al dottore. Quali tipologie di profili state cercando all'interno della vostra azienda? Quanti siete come collaboratori, come gruppo? Allora è diventato 160 persone adesso globalmente, sì. Caspita, un bel gruppo corposo, diciamo. Sì, è diventato un gruppo abbastanza significativo, si direbbe. La ricerca del personale è orientata, ecco qua la slide da alcune delle figure, le figure principali che però sono richieste in questo momento sono le figure che installano macchine, perché le macchine diventano sempre più complesse, più lunghe le installazioni e quindi è un personale che vogliamo ancora implementare in azienda, i tecnici per la robotica, e i progettisti. Dove possono candidarsi? Dov'è che possono candidarsi? Vanno sul sito www.buffoli.com, c'è la sezione jobs e compilano già con l'inserimento del curriculum, così mi rimane nel database anche in una ricerca successiva. Bello questo. Quindi notizia positiva, lavoro, stiamo parlando di opportunità di lavoro qua sul territorio di Brescia, quindi stiamo cercando chi installa le macchine, poi chi fa assistenza e chi le progetta, magari. Chi le progetta, che può dare una mano all'ingegnere per la progettazione. Esatto. Rimandiamo tutti a 10.000 metri. Esatto, a 10.000 metri non lo so, teniamoli un po' più bassi, perché magari è meglio che faccia le cose giuste piuttosto che... L'ingegnere vedo che ha già la sua squadra, lui esatto. Ha già la sua squadra. Complimenti per anche questa propositività, nel senso di dare un segnale positivo all'economia e dare la ricerca di personale sul territorio specializzato e poi lo formate voi anche? Sì, lavoriamo sulla formazione, anzi abbiamo un progetto sulla formazione che vogliamo sviluppare, in particolare in collaborazione, e questo non è ancora detto, con un consorzio che abbiamo collaborato a fondare recentemente, che è un consorzio che si chiama Human Economy Alliance, cioè sostanzialmente l'economia attorno all'uomo, per cui la formazione
è uno degli elementi, ma anche tutto ciò che è a che fare con la sostenibilità ambientale. L'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, esatto. E si ritrova lì dentro. Nel nostro ingresso dell'azienda si vede proprio l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Che strano che abbia citato questa cosa qua. Che tecnologia e attività messa insieme. Che strano che abbia citato questa cosa, ma ricordiamo l'aspetto positivo che ci stanno dicendo loro. Molte aziende stanno creando questi consorzi per sopperire alla mancanza di personale che viene dagli ITS. In Germania, in Italia 8.000, in Germania 80.000, queste sono le proporzioni di, di ragazzi. Quindi non è vergogna andare a studiare all'ITS, c'è lavoro immediato, c'è ricerca che se le rubano le aziende. Quindi non è un segnale che diamo ai giovani, andate a studiare all'ITS, dopo la formazione la fa in azienda. Cos'è questa cosa qua? Ah, questo... Vuoi descriverlo tu questo video? Beh, questo è un giunto cardanico che viene utilizzato nel movimento terra, è una macchina particolare flessibile per la produzione di giunti in acciaio. Questa tipologia è dotata di un sistema di carico automatizzato dal robot che prende il pezzo, lo carica, lo scarica. Progettato da noi e realizzato da noi con la parte automazioni. È tutto integrato nel pacchetto che possiamo fornire e la macchina è dotata ovviamente di sistemi particolari per la presa a pezzo e la lavorazione con il cambio tensile. È una macchina per produzioni flessibili, in quanto qui non è importante tanto il tempo ciclo, è importante la possibilità di coprire un'ampia gamma di prodotti. Abbiamo ancora una manciata di minuti, ci vedono in tutto il nord Europa fino agli Emirati, perché siamo su Sky e poi in streaming dappertutto. Quindi stiamo trasmettendo anche questa positività non solo sul territorio bresciano e italiano e lombardo, ma siamo col video ovunque, perché il video è importante per comunicare, vero? Assolutamente, infatti colgo l'occasione per ricordare i nostri social. Ci trovate su Facebook alla pagina Restart, oltre la crisi, il plus italiano. Su Instagram potete contattare direttamente il nostro educatore e consulente finanziario Maurizio Poli e su LinkedIn alla pagina Your Solution SRL. Colgo l'occasione per ricordarvi anche il nostro sito internet www.your-solution.it. Beh, devo dire che è bravissima. Io mi stavo scordando questa parte, per fortuna che c'è l'equilibrio della puntata. I social sono fondamentali, sì. Anche per l'azienda, per farsi conoscere, per incrementare i contatti. Diglielo, diglielo. Quindi seguiteci anche voi in modo tale da rimanere aggiornati. Su LinkedIn c'è anche Hilda, se volete saperlo già, me l'avete chiesto con i messaggi, il numero di cellulare della Hilda non lo darò mai. Ecco questa cosa. E anche noi ci siamo conosciuti su LinkedIn perché ovviamente permette di connettere professionalità. Tra persone intelligenti, tra persone valide come la vostra bella azienda, abbiamo avuto ospite qua a Restart. L'ultima cosa, il sito, ridiamolo, un numero di telefono con cui ne volesse parlare. Beh, una mail, direi il più comodo è dare www.buffoli.com, sì. o .it, sì. In realtà anche .us e così via. Comunque quello è il nostro sito, lì ci si può facilmente contattare, diciamo. Quello è il modo migliore per contattarci, sia per il lavoro che per la ricerca di lavoro, sia per richiesta di macchinari, sì. Perché no? Perché non è anche vergogna ecco, diciamo, nel gruppo direi altro sito interessante è www.3dlinea del meno, okay. Esatto, evolve.com per le stampanti 3D e i service di stampa 3D e www.electroengineering.it per la parte del gruppo che realizza invece PLC, CN, cabine elettriche. Sì, perché è una parte importante che non facciamo solo la macchina, ma facciamo sia tutta la parte elettronica, il software e tutta anche la parte di movimentazione delle macchine. Io devo salutare, a te i saluti. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi e vi diamo appuntamento mercoledì prossimo alle 18.30. Quindi un importante saluto di Hilda, un abbraccio a tutti, grazie a Buffoli Transfer con noi. Grazie ancora. Grazie mille. Grazie.